Insediato l'Osservatorio della Legalità, raccoglierà informazioni e avanzerà proposte per contrastare il progredire delle infiltrazioni mafiose in Toscana. Le Machiavellerie tra Firenze e San Casciano, fino a domenica la rassegna dedicata al pensiero contemporaneo sull'Europa e non solo. Buonasera, bentrovati a Monitor Consiglio. Si è insediato a Palazzo del Pegaso l'Osservatorio regionale sulla legalità. L'insediamento si è tenuto nella sala Gonfalone alla presenza del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e del Presidente dell'Osservatorio Don Andrea Bigalli, nominato dall'Assemblea legislativa. Istituito con legge regionale nel 2015, l'Osservatorio nasce con l'obiettivo di raccogliere informazioni sul progredire dell'eventuale presenza, anche sotto forma di infiltrazioni, delle organizzazioni malavitose sul territorio toscano e avanzare proposte per contrastare ogni forma di criminalità organizzata. Sentiamo le interviste al Presidente del Consiglio Mazzeo e al Presidente dell'Osservatorio Don Bigalli. Sono davvero felice oggi che parta il lavoro dell'Osservatorio regionale per la legalità, l'ho voluto fortemente, lo abbiamo voluto fortemente per dire che la Toscana è e resterà dalla parte giusta della storia, quella della legalità, che combatterà con tutte le proprie forze le infiltrazioni criminali che purtroppo anche nella nostra regione ci sono in forma differenti rispetto ad altre regioni d'Italia. Un grazie a tutti coloro i quali faranno parte dell'osservatorio, in particolare a Don Andrea Bigalli che lo presiederà. Saremo sentinelle anche noi della lotta alla legalità, faremo la nostra parte insieme a tutte quelle associazioni, a tutti coloro i quali con impegno e dedizione lo fanno ormai da tanto tempo. Siamo di fronte a un'istituzione, una emanazione diretta del Consiglio regionale, la quale però si dota di una commissione d'orientamento. È importante creare questi ambiti in cui interagisce la società civile attraverso la dimensione associativa, degli enti amministrativi, delle realtà anche di volta in volta saranno convocate, in modo che l'osservatorio stesso si orienti con le varie attività di ricerca, esplorazione del territorio, comprensione dei meccanismi dell'infiltrazione, dimensione del contrasto in quanto tale, con tutte le realtà appunto che in altri ambiti sociali lavorano su questa tematica. Quindi è quanto mai importante che questa commissione faccia un lavoro il più aperto possibile, il più attento possibile a tutte le voci molteplici che arrivano sul territorio a riguardo. E adesso sentiamo le interviste a due consiglieri regionali che fanno parte dell'osservatorio, la lucchese Valentina Mercanti e la pistoiese Luciana Bartolini. Il lavoro da fare è tanto, anche in Toscana purtroppo lo abbiamo visto negli ultimi anni, la criminalità organizzata è presente anche se da anni cerchiamo di combatterla. Abbiamo voluto rafforzare le funzioni perché oltre al contrasto tout court dobbiamo creare anche una cultura della legalità, avvicinare le nuove generazioni. Quest'anno ricorrono i 30 anni della morte di Falcone e Borsellino. Io mi sono accorta che le giovani generazioni, io ho 40 anni, l'ho vissuta la morte, me la ricordo benissimo, sono rimasta molto colpita da quelle stragi ed è anche un motivo del mio impegno politico. Ma i giovanissimi non se ne ricordano le stragi, oggi la criminalità agisce in altra maniera e quindi è necessario sempre più creare una cultura della legalità rivolta soprattutto ai giovani. Diciamo che finalmente si insedia questo osservatorio, sono contenta di farne parte perché la legalità è il punto più importante per tutti noi, dentro o fuori dal palazzo. Questo osservatorio vedremo se potrà avere delle cose concrete da proporre, penso di sì, visto tutte le persone che ne fanno parte, e quindi cercheremo tutti di contribuire in modo che la Toscana riesca veramente a combattere tutte queste, diciamo, mafie che ci abbiamo. Io vengo da un territorio, Massa e Cozzile, dove ci sono diversi beni confiscati alle mafie. Fu addirittura, mi sembra, nel lontano 86 il primo comune dove fu confiscato un bene alla mafia, che è stato poi, diciamo, ristrutturato, sede adesso di una associazione contro la droga e quindi a fini sociali importanti. Montecatini ha, su a Montecatini Alto, un'enorme struttura confiscata alla banda della Magliana, che sta lì non mi ricordo più da quanti anni e che deturpa tutto il paesaggio. Quindi bisogna cercare tutti nei vari territori, appunto come diceva
Don Galli, di stare a sentire i territori proprio per capire, aiutare ovviamente le forze dell'ordine, quindi tutte le voci sono importanti. Dell'osservatorio sulla legalità fa parte anche la sindaco di Altopascio Sara D'Ambrosio, che rappresenterà le province toscane. Sentiamo. Sono onorata di far parte dell'osservatorio della legalità. Io qui rappresenterò le province toscane, quindi sono delegata dell'UPI Toscana. È importante dare un segnale e lavorare insieme con diverse persone che rappresentano ambiti diversi della regione toscana e delle istituzioni, per poter costruire insieme e lavorare a proposte affinché si possa tenere come punto di riferimento sempre la legalità in tutte le situazioni, in tutti gli ambiti della nostra vita. Noi faremo la nostra parte. Cambiamo argomento. Il pensiero politico di Niccolò Machiavelli come chiave per parlare di Europa, di contemporaneità e dei grandi temi del presente. Torna per la sua seconda edizione il Festival Machiavellerie, in scena fino a domenica 20 novembre tra Firenze e San Casciano in Val di Pesa. Europa, identità plurali è il titolo del focus della rassegna, che rende omaggio al Trattato di Maastricht nel trentennale della firma. 4 giorni per spaziare tra Lectio Magistralis, conferenze, tavole rotonde, mostre, spettacoli teatrali, percorsi nella natura e visite guidate, con la partecipazione di protagonisti del panorama culturale nazionale. Beh, Machiavelli avrebbe scritto non poco sull'Europa di oggi, vivesse tutt'oggi, in relazione a quelle mancanze che sono state di prontezza, di riflessi, di discussione dell'Unione Europea su argomenti che sono attualmente all'ordine del giorno, dalla pandemia alla guerra in Ucraina e quant'altro. Abbiamo visto in queste settimane, in questi mesi, quanto bisogno di Europa ci sia, di più Europa, e Machiavelli da questo punto di vista è stato un precursore, ci ha indicato qual era la strada da perseguire, non l'abbiamo perseguita ancora fino in fondo. La pandemia ci ha detto come ci sia necessità di politiche comuni sulla sanità europea, lo stesso dal punto di vista della difesa, della necessità di incidere anche sulle politiche economiche di un mondo che sta cambiando velocemente. È bello sapere che a San Casciano nei prossimi giorni ci sarà il primo festival a livello nazionale per ricordare una figura che ha segnato la storia non solo della Toscana, ma la storia a livello europeo. Allora un grazie a chi lo organizza, un grazie per aver voluto questa conferenza stampa qui in Consiglio regionale, perché penso che tenendoci insieme le comunità dai livelli locali ai livelli regionali fino ad arrivare in Europa, solo così si possono dare risposte più credibili ai cittadini. E questo che è un momento di confronto e di dibattito sulle politiche che Machiavelli ci indicava, è anche un modo per esempio per coinvolgere i ragazzi più giovani, e oggi noi abbiamo necessità di trasmettere questo messaggio alle ragazze e ai ragazzi più giovani, di coinvolgerli, di farli sentire protagonisti, di prendere parte a un mondo che cambia così velocemente. Europa significa molto, significa integrazione, accoglienza, rapporti tra gli stati, significa finanza, economia, ma è anche la nostra patria, e del resto Machiavelli stesso fa riflessioni importanti sull'Europa. In questo festival si cerca di studiare la storia, che è importante, e di renderla appassionante anche per chi vuole parlare di futuro. Questa è la sfida di questo festival, per la quale non si può che ringraziare e fare i complimenti sia all'amministrazione comunale di San Casciano che alla città metropolitana e a tutti coloro che hanno aiutato e sostenuto la serie di eventi, che saranno 4 giorni, si svolgeranno in 4 giorni e saranno lezioni e confronti molto molto interessanti, che vedranno anche ospiti di grande valore. Quindi davvero grazie a chi l'ha organizzato, e parlare di Europa oggi attraverso Machiavelli è senz'altro, lo si vedrà, molto 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 istruttivo.
Per noi è importante ribadire l'importanza dell'Europa anche attraverso quelle che sono le prime tracce storiche dell'Europa, intesa come realtà politica, ma anche come modo di tenere insieme popoli attraverso non solo una cultura di pace, ma anche una profonda condivisione di quelli che sono i valori di base di tutti i nostri paesi che ora fanno parte dell'Europa, come anche in parte era il sogno di Machiavelli o indicava come strada fondamentale per uno sviluppo nel segno della pace, ma anche nel segno della forza di un continente che non combatteva contro un primato o contro altri territori e altri continenti di uguale importanza, ma che aveva bisogno di rafforzare l'idea di questo continente e di questa intesa tra paesi. Il Festival Machiavellerie è un festival che parla del contemporaneo, anche se si rifà al pensiero appunto di Machiavelli che ha strutturato il pensiero europeo e non solo, ha dato un po' la base al pensiero appunto che tutti noi abbiamo oggi, alla politica di oggi e all'amministrazione di oggi. Tra l'altro per la città metropolitana di Firenze è una nota d'orgoglio ancora di più questo festival, perché appunto Machiavelli è stato uno dei protagonisti della politica che in quell'epoca aveva sede proprio a Palazzo Medici Riccardi con la famiglia Medici. Tra l'altro uno degli appuntamenti importanti del festival è proprio la Mandragola di Ugo Chiti, che fu lo spettacolo che Machiavelli propose in Palazzo Medici Riccardi per le nozze dei Medici, quindi diciamo molti appuntamenti che ricollegano il comune di San Casciano, il pensiero politico del 400, il pensiero politico contemporaneo e Machiavelli stesso. Un altro ospite importante, Michela Murgia, che invece affronterà un altro tema, quello delle pari opportunità. Ecco, molte tematiche partendo dal pensiero machiavellico che però ricadono poi sul contemporaneo, ci aiuteranno a sviluppare ancora di più con un pensiero critico quelle che sono le emergenze dell'oggi. Dall'Europa al tema donne e potere, tanti temi attuali. San Casciano per 3 giorni è al centro del dibattito culturale. Sì, sicuramente sì, perché gli spunti che si possono trarre dalle letture di Machiavelli ovviamente sono tantissimi e modernissimi, per cui davvero cerchiamo di realizzare questo festival accogliendo dentro queste giornate tutte le varie forme espressive che lo possono collegare anche a una forma di narrazione e di attualità. Quindi andiamo sul teatro, ci sarà uno spettacolo teatrale, ci saranno varie giornate di lavoro e ci saranno anche appunto vari momenti in cui ci sarà un confronto proprio sulla modernità di tante idee che si possono trarre cominciando dal principe. E chiudiamo con l'arte. Maria Cristina Conti con la sua pittorescenza La Metamorfosi è stata la protagonista della mostra ospitata in questi giorni a Palazzo del Pegaso. A tagliare il nastro il presidente dell'Assemblea Legislativa Antonio Mazzeo, che ha apprezzato il lavoro dell'artista toscana, spiegando poi come lo spazio espositivo Ciampi sia un luogo messo a disposizione per le eccellenze toscane, per chi può mettere in mostra le proprie qualità. Sentiamo le interviste. Pittura e scienza è formata da due parole, pittura e coscienza. È una pittura che ha a che fare con una ricerca di sé attraverso la consapevolezza, quindi una coscienza come consapevolezza. Essere consapevoli ci rende liberi, liberi di scegliere. Questo è il significato di pittura e scienza. La mia è una mostra appunto che, come potete vedere dal dipinto che mi rappresenta dietro, è una mostra che è un tipo di pittura che si basa molto sugli accostamenti cromatici. Attraverso il colore io ricerco un percorso personale, un percorso nel quale c'è un cambiamento, perché nell'entrare attraverso i colori io cerco la vera Maria Cristina, io cerco me stessa, quindi incontro quindi le mie emozioni, quelle più profonde, posso incontrare la sofferenza, la paura, le incertezze, ma incontro anche la parte più forte di me, quindi incontro la forza, l'energia e tutto questo poi
mi fa cambiare, la persona cambia, c'è una trasformazione, c'è una metamorfosi, quindi attraverso la pittura io ricerco un percorso interiore che ha a che fare poi con i cromatismi. Guardando cromatismi entro in un universo che è un universo inesplorato, un universo nel quale incontro me stessa. Nella mia pittura c'è un simbolo che negli ultimi anni si può vedere nei vari dipinti, che è la luna. La luna è il simbolo che richiama questo percorso di cambiamento. Maria Cristina riattualizza una tecnica e un linguaggio che è il gestualismo, qualche cosa che ha a che fare con l'informale, nato ormai intorno agli anni 50, e però lo riattualizza attraverso questo neologismo pittura e scienza, perché trasferisce la pittura in una dimensione filosofica, quindi il suo paesaggismo, che di fatto nasce come rappresentazione della natura, diventa mentale, diventa astratto e soprattutto diventa spirituale, quindi in qualche modo quell'idea di gestualità della pittura che scaturisce dall'interiorità spirituale dell'artista si fa strada e inizia in qualche modo ad alternare questa gestualità potente, intensa, di colore spesso e grumoso, con l'idea di andare oltre la pittura e soprattutto oltre la materia e quindi verso lo spirito. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.